vincia ora, andiamo! Poi noi abbiamo molto poco tempo, sì, ma io non riesco più potere. Io non riesco a fogliare. Ora dipende se fanno che quando si scioglie la carta. C'è una roba che io non riesco. Ma neanche c'è il mio avvocato che ha preso dei Valium e sta pagando, ma nessuno riesce a capire i moduli a statuto speciale diversi, poi la dicitura, se sbagliamo una virgola. Non aspettano altro che sbagliamo, sino lì lo guardi, ma il suo movimento potrà entrare per le votazioni perché, guardi, la virgola, non l'ha fatto, succedono queste cose, il paragrafo 2, lei non ha messo il secondo nome lì nella casella del secondo, bisogna stare attentissimi, quindi siamo sul filo del rasoio, abbiamo pochissimo tempo, cerchiamo di firmare. Questa è la capitale dei renziani in Italia. Ma no, ma ora i renziani io non so, mi piacerebbe conoscere qualcuno, ma comunque ma Monti ha fatto una cosa, ha letto un articolo sul Corriere della Sera, ha dato le dimissioni, cioè che significato ha? Le camere non si sono sciolte, doveva andare davanti al Parlamento dire una cosa, ma io non lo so chi si candida, so solo che questo paese è portato sull'orlo di una catastrofe, una roba così. Tutti i parametri sono peggiorati e vorrebbero darci la colpa a noi. Cioè, il debito pubblico, quant'è che parlo del debito pubblico? Sono anni che dico, signori, non c'è. Guardate che il nostro comportamento, diciamo, economico, diciamo, è stato virtuoso. Sembra strano. Se vai a vedere i conti, per esempio, 2011, prendi questo qua, abbiamo avuto un avanzo primario, come direbbe Brunetta, un avanzo primario, ci abbiamo incassato di più di quello che abbiamo speso. Quindi il comportamento è stato virtuoso. Avevamo un avanzo primario inattivo di 16 miliardi di euro messi lì. Ne abbiamo pagati 75 di debito. Quindi siamo andati in negativo di 60 miliardi. Così dal 1980 a oggi abbiamo incassato di più e avevamo un avanzo primario di circa 480 miliardi, cioè con un sistema positivo. E